Ingegnere Avarello, è stata una o due giorni molto importante dove si sono visti a confronto varie città italiane, Roma, Napoli e Milano, ma anche diverse regioni. Quanto è complicato sviluppare il MAS su Roma, secondo lei? Beh, Roma è una città complessa per le tematiche, per le numerosità, per i perimetri, però non partiamo da zero. Quello che abbiamo percepito è che siamo sulla strada giusta, abbiamo una buona base dati, abbiamo delle tecnologie che sono state messe a sistema in questi anni, c'è tanta strada da fare, ma penso che l'abbiamo chiara qual è la direzione. Il primo obiettivo qual è? Rapidamente mettere intorno al tavolo tutti gli attori, gli operatori di mobilità, per poter condividere evidentemente le informazioni, lo stato dei servizi, specie in una realtà come Roma dove le complessità operative rendono fondamentale un'informazione puntuale, le tariffe e quindi un unico sistema di pagamento che possa permettere, come l'assessore ha ricordato, a un cittadino che non vuole occuparsi di tutte queste complessità di avere risposte semplici a domande articolate. Quindi il MAS finalmente potrebbe essere una soluzione a tanti problemi? Sicuramente una grande sfida, la dobbiamo raccogliere. È un modo per poter far crescere una domanda sui sistemi che siano oggi compatibili per rispetto dell'ambiente, la sostenibilità, quindi tutto ciò che possa combattere, come ha detto l'assessore, la dittatura dell'autovettura è ben accetto. E a noi le battaglie facili non piacciono? Assolutamente no.